per aver risposto ai nostri inviti. È da tanto che vi aspettiamo e con piacere ci prepariamo perché vorremmo farvi una festa grande e bella, che vi annunci la lieta novella, che vi dica tutto il nostro amore, perché vi amiamo con tutto il cuore. Perciò ora vi porgiamo i nostri affettuosi saluti. Benvenuti e buone feste. Brava. Fa o giù di lì. La nascita di Gesù avvenne così. In quei giorni l'imperatore ordinò un censimento generale. Andavano tutti a farsi registrare. Ciascuno verso la sua città si mise sulla via. Pensa lì a Betlemme con la Vergine. Ora, mentre si trovavano in quel paesello, avvenne il fatto più importante e bello. Maria diede alla luce suo figlio Gesù, mentre una stella cometa brillava lassù. C'erano in quella regione alcuni pastori e pastorelle che di notte facevano la guardia alle loro pecorelle. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro in quel momento ed essi furono presi da grande spavento. Ma l'angelo disse loro in una luce folgorante: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è segno. Troverete un bambino avvolto in fascia e giace come mangiatore, perché non c'era posto per una ferma. Gloria a Dio nel mezzo dei cieli e pace in terra con loro piano. Natale,
accompagna fino alla capanna, dove il bimbo riposa e fa la nanna. Che cosa dovremmo fare noi? Si domanderà ciascuno di voi. Ecco, la storia del Natale è proprio qui che vuole arrivare. Sì, in questo Natale ciò che più conta, ciò che più vale, è rinnovare il nostro cuore nel perdono, nella pace, nell'amore. E allora così, se ci amiamo tanto, auguriamoci insieme il più bel anno santo. Auguriamoci tutti di cuore di camminare nella luce del Signore. Tanti auguri!
più su dei tetti, un po' più su del vento, un po' più su del volo di un'aquila, un po' più su degli occhi, un po' più su del cervello, un po' più su del volo sulla città. Ah.